I travasi. I travasi sono attività semplici che piacciono particolarmente ai bambini. Scoprire, migliorare e perfezionare i propri movimenti e la propria conoscenza attraverso la ripetizione è un'attività che amano fare. Attraverso i travasi il bambino ha la possibilità di sviluppare la motricità fine, la coordinazione oculo-manuale, la conoscenza di materiali, pesi, consistenze, grandezze diverse, la concentrazione. I tipi di travasi che si possono presentare al bambino sono tantissimi. Si può modificare il grado di difficoltà in base agli strumenti che vengono utilizzati, dalle semplici mani a strumenti come una pinza da cucina, un contagocce, un cucchiaio di legno, una grattugia. Travaso numero 1. Materiali occorrenti: un vassoio in legno, farina bianca, piselli secchi, tre ciotole in vetro, un colino o un setaccio, un cucchiaio. Procedimento: con l'aiuto del cucchiaio trasferiamo piselli e farina nel colino. Setacciamo ripetutamente il composto sopra ad una delle ciotole, fino a quando tutta la farina non si sarà trasferita in essa e nel colino rimarranno solamente i piselli. Travasiamo i piselli dal colino all'ultima ciotola rimasta. Questo travaso, oltre ad essere divertente, aiuta il bambino nella selezione e nella scoperta di ciò che accade, eliminando gli elementi. Travaso numero 2. Materiali occorrenti: un vassoio in legno, mortaio e pestello, fette biscottate, una ciotola in vetro. Procedimento: mettiamo le fette biscottate nel mortaio e premiamo ripetutamente con il pestello fino a sbriciolarle. Travasiamo infine la fetta biscottata sbriciolata dal mortaio alla ciotolina di vetro. Con l'uso del mortaio, oltre allo sbriciolamento dell'elemento scelto e dell'azione in sé, il bambino comprende la finalità della sua azione, osservando il risultato finale. Nel caso in cui non aveste a disposizione un mortaio ed un pestello, possiamo utilizzare un piccolo mattarello in legno, con il quale andremo a sbriciolare la fetta biscottata, che trasferiremo poi con l'aiuto di un cucchiaio. Oppure, per modificare il grado di difficoltà, possiamo utilizzare una grattugia e successivamente un pennello per rimuovere i residui della fetta biscottata da essa.